Eccolo stivolo mai ragazzi, eccoci quanti, cariche pimpanti, arzilli nel canale, un altro video insieme, un buongiorno a tutti voi in questo giovedì 26 settembre, un buon risveglio, ovviamente benvenuti in questo primo contenuto di giornata, sperando appunto di raccogliere più informazioni possibile e veicolarle a voi che mi seguite da casa, veramente sempre con grande impegno. Prima di partire però un bel pollicione alto, alto e poderoso, se il video fosse stato di vostro gradimento, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre costantemente aggiornati sulla postatura quotidiana di ogni contenuto. Parto con i saluti e i ringraziamenti a tutti gli iscritti, ragazzi, benvenuti in community. Lo Stivello Magno vi accoglie con un grande abbraccio, forte forte. Un altro ringraziamento specialissimo a tutti quegli iscritti che da tanto mi seguono con grande passione e ardore, tra questi tutti i meravigliosi e strabilianti abbonati. Allora, volevo partire come primo argomento da una situazione abbastanza intricata ma chiara, cioè la smentita evidente che è arrivata proprio sul no di Vlahovic al rinnovo. Facciamo un chiarimento perché anche Sport Media se ne ha parlato nella figura di Gianni Balzarini, sempre molto attento in queste analisi, e naturalmente Vlahovic riprenderà i dialoghi per l'eventuale rinnovo di contratto, sperando che poi rinnovi fino al 2028 con un adeguamento dell'ingaggio, solo tra qualche mese. I giornalisti ovviamente hanno speculato su questa vicenda e mi riferisco soprattutto a Gazzetta e Corriere dello Sport che non vedono l'ora in qualche modo di creare un po' di zizzania in ambiente Juventus, specialmente cercando di sfruttare un'ondata negativa da parte del centravanti serbo che comunque in 6 partite ha messo a segno 2 gol e ha fatto un assist. Quindi, come ho già detto, c'è una smentita importante da questo punto di vista. Il serbo non ha ancora detto no, assolutamente al rinnovo, lui vuole rimanere, lo aveva ribadito anche inizio stagione, facendo capire quanto volesse vincere dei trofei con la Juventus e eventualmente anche cercare di portare a casa qualcosa a livello europeo. E quindi, come ho detto, ha sposato il progetto Juventus e, nella fattispecie, il progetto Thiago Motta, altrimenti avrebbe potuto tranquillamente, magari, accasarsi altrove in squadre che lo cercavano in maniera insistente già dai mercati precedenti. Quindi, da questo punto di vista, arrivano delle assicurazioni. Proprio parlando di questo, importante dirlo, nel mercato di gennaio, ma anche di giugno, Giuntoli ha continuato a abbassare il monte ingaggi, producendo un risparmio di 5-78 milioni netti e soprattutto a ringiovanire la rosa. Vi sarete resi conto che c'erano delle chance di prendere o giocatori svincolati oppure giocatori già ultra trentenni, come poteva essere Depay, Morata, Cancelo, sono stati tutti rifiutati per un motivo anche di età. Ovviamente, facendo un contratto anche triennale o quadriennale a questi giocatori, avresti comunque rischiato di trovarteli nel groppone qualora le loro prestazioni fossero scemate e calate. E quindi questo è uno degli aspetti della nuova gestione di Giuntoli, che si distacca in maniera molto preponderante rispetto all'epoca Paratici e all'epoca Cherubini, che, come sapete benissimo, andavano a prendere parametri zero e non solo per risparmiare, ma anche per dare agli allenatori precedenti giocatori di esperienza. Solo che facendo questo pagavi ingaggi faraonici, ti trovavi dei giocatori con dei contratti lunghi che poi non venivano piazzati successivamente o dopo degli infortuni o di un calo di prestazioni proprio perché erano troppo costosi a livello di ingaggio. Questa era è finita ed ecco perché, come vedrete spesse volte, la Juventus andrà su giocatori giovani da coltivare, da far diventare campioni. Thiago Motta è l'uomo ideale perché ha visto il progetto Cantera ai tempi del Barcellona, sa cosa serve, quali sono le prerogative e i requisiti per diventare un grande talento, un grande campione, partendo già dai 16-17 anni coltivando dei giocatori. Ecco perché il mercato Next Gen e anche Under 19 è fondamentale per cominciare già a visionare questi giocatori e fargli fare un processo di crescita fino ad arrivare alla trafila della prima squadra della Juventus maschile. Ecco, questa era una piccola parentesi che volevo fare. Poi, altre conferme molto interessanti, al di là del discorso legato ad Osimhen, e abbiamo già spiegato tutto, tra l'altro ha fatto una prestazione superlativa con la Galatasaray, aiutando la squadra turca a vincere, e poi facciamo i complimenti anche alla Lazio, che è riuscita a battere la Dinamo Kiev nella sua prima di Europa League. Ci sono grandi possibilità che la Juventus possa affondare il colpo Jonathan Lavi già a gennaio. Arrivano delle conferme da alcuni procuratori, da alcuni agenti molto, molto vicini all'ambiente del Lille e siccome ci sono veramente degli ottimi rapporti tra Juventus e la squadra francese, dai tempi della trattativa con Weah, ma anche con Diallo, poi sappiamo come è andata a finire perché il giocatore non era riuscito ad integrarsi negli schemi di Motta, ecco che
C'è questa possibilità grandiosa, probabilmente perché Giuntoli ha già imbastito la trattativa con l'entourage, procuratore di David, dai tempi di Napoli, e sappiamo bene che quando Giuntoli fa questa roba, di solito riesce a prendere il giocatore prima di altri concorrenti, e sappiamo che comunque per Jonathan David abbiamo il Chelsea, l'Arsenal, il Napoli e l'Inter in ballottaggio, così come anche il Barcellona che aveva sondato il terreno, ma nulla di che. Quindi, diciamo che ci sono grandi possibilità di vedere questo centravanti giovane, anche lui perché è un 2000 classe di 24 anni come Vlahovic, a sostenere un reparto offensivo molto scarno che ha bisogno di una mano. Al di là di Vlahovic che sta avendo dei problemi di prolificità e anche di adattamento tattico, perché comunque con Motta si gioca in maniera diversa rispetto ai precedenti anni, anche alla Fiorentina, anche Milik non è sufficiente. Avete visto, non ha ancora recuperato dall'infortunio che l'ha tenuto fuori dall'Europeo e anche da questo inizio stagione, tant'è che non ha fatto neanche un minuto in campionato 5 partite, e quindi ci vorrà una grossa mano. Dobbiamo tenere un po' botta fino a gennaio, non sarà facile perché ci sono tantissime partite tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Final Four, la Champions League, però bisogna stringere i denti e per farlo l'unico modo, secondo me, plausibile per tentare di fare più gol, anche senza avere un centravanti come Vlahovic al top ogni volta, è il 4-3-3. L'unico problema di questo è cercare di tenere solida la difesa, ma avere una mediana con tre giocatori di grande livello. E in questo momento mi sento dire che teoricamente abbiamo la possibilità di creare un centrocampo ferreo con Koop Meiners abbassato giù, Thuram e eventualmente alternare Locatelli a Fagioli. Fagioli un po' più per l'impostazione, fa Locatelli più una mezzala che in qualche modo deve stare più alto, però, come ho detto, però all'occorrenza, aiutato bene dalla difesa, potrebbe riuscire anche ad impostare. Vedremo cosa deciderà Thiago Motta. Bisogna risolvere assolutamente il problema atavico, no? Della prolificità là davanti, perché purtroppo non riusciamo a segnare tanti gol. È vero che abbiamo segnato in totale 9 gol in 6 partite, contando anche la Champions League, cioè un gol e mezzo a partita, però se teniamo conto solo del campionato, 1,1 circa a partita, che è pochissimo, addirittura inferiore a quello dell'anno scorso. Quindi, come stavo dicendo, bisogna cercare in tutti i modi di prendere Jonathan David. Ci sono tutte le carte in regola, lo ribadisco anche in questo video, come ho fatto in quelli precedenti, e perché David può venire con un indennizzo di 15 milioni, la Juventus ha a disposizione questo budget, soprattutto se dovesse riuscire a piazzare Arthur, liberando lo slot extracomunitario. Se Arthur collaborerà già a gennaio riusciremo a piazzarlo. Ecco perché l'inserimento di Arthur nella lista Champions è stato molto tattico per mano di Giuntoli e Thiago Motta, perché per un eventuale compratore, qualcuno che magari può prendere anche a prestito con obbligo di scatto in Brasile, vedere Arthur nella lista Champions fa capire che è un giocatore che potenzialmente può essere prelevato e magari messo in campo da Thiago Motta. Quindi non mi sorprenderei se Arthur avesse la chance di fare anche dei minuti in Champions League, no? Nella politica delle rotazioni, ecco, questo potrebbe essere una soluzione molto interessante. Quindi, come ho detto, le condizioni sine qua non per prendere David ci sono, cioè prima liberare uno slot extracomunitario con Arthur in uscita, risparmiare l'ingaggio faraonico di Arthur che sono 6 milioni, quindi già 12 di lordo praticamente, e poi cercare di prendere qualcosa dal cartellino tra indennizzo e magari obbligo di riscatto. Già così riuscireste ad andare a prendere Jonathan David senza dover vendere Vlahovic, che sarebbe a tutti gli effetti o una prima punta o una seconda se David dovesse fare bene. E in qualche modo andresti a rimpolpare, a rinforzare non poco l'attacco, e per andare avanti fino a giugno potrebbe bastare anche soltanto quel colpo lì. Però ecco, come ho detto, non mi sembra di vedere delle defezioni in difesa, siamo completissimi, già lo dicevamo, coi portieri siamo sistemati, Di Gregorio e Perin sono perfetti per alternarsi, a centrocampo anche lì a mio modo di vedere abbiamo giocatori di grande livello, anche lì bisogna che facciano un po' più filtro tra difesa e attacco, però come ho detto, questo si può migliorare anche con i grandi allenamenti e carichi di lavoro. E come ho detto, anche sugli esterni offensivi direi che ci siamo. Bisogna stare molto attenti a ridurre gli infortuni perché stiamo avendo discreti problemi. Adesso Agic dovrà recuperare dopo la sosta, quindi non ci sono grossi problemi da quel punto di vista. Con Seisao dovrebbe essere abile e molto presto, potrebbe anche essere convocato contro il Genoa. Milik dovrebbe ritornare dopo la sosta, quindi piano piano stiamo recuperando tutti. Tutti gli altri che non ho citato, do per scontato che siano pronti per essere convocati da Motta e mettersi a disposizione, visto che nella partita contro i Liguri del Genoa, ecco, ci sarà da battagliare. E, tra l'altro, mi sembra che Miretti abbia sbagliato un gol importante nel derby dell'Antena contro la Sampdoria, che poi è costata
la sconfitta ai genoani e quindi diciamo che arrivano come delle bestie ferite. Hanno perso contro il Venezia 2-0, hanno fatto malissimo nel derby e quindi avranno voglia di rivalsa. Hanno tante defezioni, sicuramente arriveranno con degli infortunati. E Malinowski, come abbiamo già detto, non è pervenuto e quindi già Genoa sta cercando un rimpiazzo proprio per sostituire questo giocatore. A mio modo di vedere, davanti stanno facendo molta fatica, basta vedere le ultime partite, anche quelle che hanno vinto la metà di misura. E quindi, come ho detto, è un Gilardino che sta cercando di trovare delle soluzioni alternative, ma fa veramente fatica con questa rosa incompleta. Ne hanno tolto tantissimo, infatti. Molti giornalisti quotati a livello di mercato che hanno seguito tutto il mercato della Serie A, tutto tondo, tutte le 20 squadre, hanno detto chiaramente che non sono d'accordo con la politica che ha ottenuto il Genoa, quella di incassare un sacco di soldi, facendo probabilmente contenti i proprietari, i gestori, il presidente, ma d'altro canto sul piano sportivo la rosa si è indebolita tantissimo. Quindi, come ho detto, non dico che è un alibi, cioè sarà più facile batterli, però sicuramente dobbiamo avere la meglio di questo Genoa, anche un po' per scacciare l'incubo di questi tre pareggi, diciamo amorfi, con zero gol fatti e zero gol subiti, tentando in qualche modo di riabilitare anche l'attacco. Poi, se riusciamo a dare forza morale con questo risultato, vincendo col grifone in un campo difficile, avremo poi tre partite in casa, non dico agevoli, però diciamo per cercare di creare un fortino vittorioso nella Torino, all'Allianz Stadium, che mi auguro d'ora in avanti sarà sempre più gremito. Vedo molta più affluenza rispetto allo scorso anno. Sicuramente gli abbonati sono di più perché erano 16.000 lo scorso anno, adesso siamo 19.000 e ho visto sempre di tutti esauriti. Quindi continuiamo a sostenere la nostra squadra, cerchiamo di remare tutti nella stessa direzione, ma vedo che in gran parte il tifo si sta unificando e questa è una cosa molto molto bella che mi fa molto piacere. Ditemi ovviamente la vostra nei commenti come fate sempre. Forza io fino alla fine. A presto, vi voglio un sacco di bene.